Taddeo da Sesta al Concilio di Lione. Taddeo da Sesta è stato giudice, consigliere, ambasciatore di Filippo II e qui è riprodotto proprio nel momento in cui viene messa la sentenza di comunica dal Papa. Infatti si vede Taddeo da Sesta con il rotolo di papiro in mano che si gira di spalle al Papa perché è segnato dalla comunica dalla decisione finale. Infatti si vedono anche tutti quanti i cardinali con le candele in mano. E poi c'è in quest'altra tela invece, a questo momento, alla parte di Taddeo da Sesta c'è un papiro di mano. Sono ceri che vengono accesi proprio nel momento della scomunica e Taddeo da Sesta ad un certo punto abbandona la sala perché ovviamente aveva compreso che non c'era più nulla da fare. Quindi, si vede proprio il momento della scomunica questo allione. Invece qui c'è un momento di scomunico di Agostino Nipo, che era un filosofo del XV-XVI secolo, vissuto tra questi due secoli, che fu anche presso la corte di Carlo V, infatti era educatore dei figli. Ma oltretutto le faccio notare un particolare che viene riprodotto all'interno di questo quadro. È l'unico a non togliere il cappello di fronte a Carlo V, perché disse esplicitamente davanti a Carlo V di imperatori ce ne saranno tanti, ma di Agostino ce ne saranno solo. Quindi insegna anche di sì, però c'è di una cosa, che gli imperatori riconoscevano i sommi nella cultura. Assolutamente, ma infatti fu proprio Carlo V quello volle nella sua corte, quindi in un certo senso forse un po' romanzata la raffigurazione di questo prima momento. Forse un po' di meritocrazia ci sta, sì, sì. È l'unico seduto è soprattutto con il cappello in testa, non vuole né esibizioni né tantomeno poi il cappello. Tra l'altro poi un altro personaggio di Sesta Lunga, Monsignor Galeazzo Fuorimonti, vescovo prima di Aquino e poi di Sesta Lunga, che ha dato il nome al Galateo, che ispirò Monsignor della Casa nello scrivere questo libro. Ecco perché si parla Galateo. Costumi, e quindi dal nome latino Galeazzo viene Galateo. Questo tra l'altro non è riprodotto in questa sala, però è opportuno ricordarlo, insomma. Vabbè, queste sono poi delle tele riprodotte da un nostro cittadino di Lauro del 1800, quindi commissionate proprio dal comune in quell'epoca. Così come Sesta ha dato il Natale anche a Claudio Cinque, riproduce Sesta qualche secolo fa. È una delle poche immagini di Sesta dell'epoca, sì. Poi Sesta è famosa per i 33 casali, cioè 33 frazioni, cioè era un ducato non da poco, ma già prima del Gran Capitano, capito? All'interno della cappella di tantissimo, c'è qualcosa che volevo farvi vedere, perché mi collegavo anche a quello di cui guarderemo. Don Luca Herrera. Questo è Gian Antonio Marzano. Ecco, questo dicevo, volevo farvi vedere. Quello è Gian Antonio Marzano. Ma questo è Don Luca. Aspetta, scusami. Ma questo è Don Luca Herrera. Ah, Don Luca Herrera, ho sbagliato. Anche lui è legato ovviamente a quello che diremo oggi, quindi ci tenevo a mostrarlo. Questa è una delle tante chiese della nostra città, perfettamente ristrutturata, per fortuna, grazie a un lavoro. E questo è qualcosa di Andrea Marzano. Questo altro andiamo. Attualmente alcune tele sono ancora in quasi cristallo, però non sono. Tra l'altro hanno scoperto al di sotto un'altra chiesa praticamente. Quindi prima. Non sapevano nemmeno l'esistenza. Poi Sesta è sede di catacombe. Sì. Abbiamo a Sesta le catacombe perché secondo la tradizione San Pietro venne a Sesta nella fase di evangelizzazione. Non a caso la cattedrale è dedicata proprio a San Pietro, intitolata proprio a San Pietro. Già Marzano sta di là. Mi sembra di sì, non vorrei. Non ricordo se è aperta la. Questa infatti in occasione della. Diciamo, riapertura
pubblico proprio del Sauro. Vabbè, se non è aperto ce l'andiamo. Anche questi affreschi sono stati in parte restaurati, in parte conservati. Quasi tutte le chiese hanno gli oli che di botto. Vada, poi chiedo a Don Roberto, eventualmente mi non mi informo, non c'è avere. Volevo inquadrare? Grazie. Ti lascio. Ah, figurati. Grazie. Della nostra, città, del nostro comune, ma è stata ritrovata proprio una moneta in cui veniva coniato l'Ercole con il leone Nemeo, e quindi anche in virtù di questo ritrovamento poi fu deciso, in occasione della realizzazione dell'acquedotto di Sessalunga, di creare questa... Quella calca all'epoca di Francesco I di Borbone. Stiamo parlando quindi del XIX secolo, diciamo inizio 800, quindi calcola. Questa è la cattedrale che noi chiamiamo romanica, perché anche se edificata nel 1100, quindi in periodo medievale, però è stata realizzata su dei diciamo, materiali che risulta anche del teatro romano, e alcuni dicono che addirittura furono utilizzati dei resti di un tempio dedicato a Mercurio. Non a caso c'è ancora un'immagine proprio lì in alto, Dio Mercurio, che è un po' inusuale, quella lì, vicino alla colonna. Ah, ecco. Un po' inusuale per una cattedrale cattolica. Eccolo. No, qua. Questa qui basta. Eccola qua. Ah, sì. No. Allora, l'immagine in realtà, quella che vedete ora, è rimasta pressoché inalterata, nel senso che al di là di questo rifacimento delle volte sono state stuccate, e ovviamente poi sono state introdotte anche le vetrate, praticamente era così quando è stata edificata, almeno nella parte esterna è rimasta pressoché inalterata. È stata livellata la piazza, inizialmente era in discesa, c'erano delle scale che portavano al trono della cattedrale, però oggi si conserva anche diciamo, in maniera abbastanza inalterata. E all'interno vedremo come si ritrova. Roberto, buongiorno. Possiamo fare un minuto per la cattedrale? All'interno non solo si trovano alcuni esempio, qui ci sono alcuni maschere teatrali, che anche questi sono inusuali per una cattedrale, vede? E cosa? Poi alcune maschere teatrali, ah, per esempio, sì, proprio sulla porta d'ingresso principale. E entriamo all'interno, quello che colpisce ovviamente appena si entra all'interno della cattedrale è sicuramente il pavimento, un pavimento mosaicato, osmatisco, che ancora oggi diciamo, è oggetto di studio da parte di tanti appassionati e studiosi di storia dell'arte. Tra i tanti, Vittorio Sgarbi, uno dei più sezionati della cattedrale. Non a caso, dopo che stavano pressoché moderne, per consentire di guardare anche guarda diciamo, il pulpito. Il pulpito è un unicum veramente eccezionale, ancora oggi si conserva perfettamente così com'era quando è stato realizzato. Ricorda vagamente, non so se ho avuto modo di visitare la cattedrale Caserta Vecchia un po', però sai dove sta simile pure alla chiesa San Nicola a San Vittore. Sì, però ci sono una serie di elementi in più, come il pavimento osmatisco, e poi nel periodo barocco è stato arricchito con questi affreschi, cioè con questi stucchi nella parte alta, insomma, quindi il pulpito ovviamente merita sicuramente tutta l'attenzione del caso, come lambone. Si basa su alcune colonne
dove secondo tradizione dovrebbero essere dei leoni, anche se qualche storico suppone che si tratti di altri animali. Ce n'è solo uno con un volto girato al contrario, rappresenta la discordia, la perdizione, come la tradizione spesso avveniva nelle varie chiese. E questo è rimasto così come era in origine. Inizialmente c'era c'era una divisione, diciamo, della parte alta, una parte bassa, poi si è tolta e si è divisata per la cantoria e si trova in alto. Andiamo a vedere pure dall'altra parte. Nella parte bassa della cantoria, io ne ho parlato anche nel libro, c'è un'incisione, perché poi questa cattedrale fu completata proprio nel periodo in cui visse Taddeo da Sessa, e c'è un'incisione in cui si fa riferimento in latino a Taddeo, che Dio lo abbia in gloria, probabilmente avrà convinzionato, in qualche modo aiutato nel reperire i fondi necessari per era il personaggio comunque più ricco dell'epoca, quindi non è escluso. Mamma, aveva anche per le sue opere. Andiamo dall'altra parte. Sì. No, io volevo farmi salire da qui e poi scendevamo a contare, anche perché qua abbiamo la Cappella del Santissimo, dove c'è una bellissima tela di Luca Giordano, si conserva all'interno anche quella perfettamente ristrutturata, per fortuna. Devi sapere che alla cosa di alla come si chiama il convento, dove sta, oddio, uno dei Sasso, mi stavo dicendo Caracciolo, uno dei vescovi di Sesse, no, il convento, la chiesa dove stava la confraternita dei, a Piazza San Francesco, di San Giovanni a Villa. Per San Giovanni a Villa ci sono uno dei pochi rari affreschi di Carlo III no, ti stai confondendo allora con la chiesa di San Carlo Borromeo. Per Carlo Borromeo ci sono due affreschi, San Carlo Borromeo più avanti, ma ora non abbiamo tempo andare. Ci sono due affreschi, uno di Carlo III e l'altra di Maria Amalia. Sì, all'interno della chiesa, anche la chiesa da poco ristrutturata perfettamente. Questa è una tela di Luca Giordano, la Comunione degli Apostoli. Questa cappella è stata da poco riportata, diciamo, nella sua forma originale, anche se qualcuno sostiene che i colori non siano quelli, però ci sono durante i saggi hanno trovato proprio questi colori. Io non sono convinto, però non sono, infatti non mi sono i colori, arte, quindi non posso pronunciare. Qua c'è, ad esempio, la Galeazzo del Monte, che è colui che ha poi dato il nome a Galateo, quindi all'interno di questa, dove c'è questa tela, ovviamente c'è la tela della Santa Madonna scoperta, perché proprio il lunedì Nardi si è stata portata in processione. Qui si vede infatti la Madonna col bambino, secondo il Cardisco, una scoperta loro recente, quindi, e secondo tradizione, oltre a Maria Santissima Avvocata del Popolo, altro santo protettore, Papa San Leone IX, è protettore della nostra città, perché durante la sua vita trovò rifugio e ospitalità proprio nel castello di Vallo, che vedremo dopo. E ci sono testi che raccontano di tant'è vero che appena morì, nonostante ne avessimo un altro santo protettore, San Casso e Secondino erano rispettivamente i vescovi di Sesse, di Suessa e Sinuessa, quindi Lodierna Mondragone praticamente, quando morì Papa Leone IX e Domenico Santo, decisero di isolarlo patrono della città. Noi siamo molto legati a questo personaggio. È stato questa cattedrale anche di Roma, infatti ci sono alcune sale interne dedicate proprio. E qui l'ha portato Ferdinando II, no? Eh sì. Questo è stato l'ultimo Ferdinando Girardi. È stato l'ultimo vescovo del Regno di Napoli, Regno del Due Sicilie, Ferdinando Girardi. Molto affatto per stesso. Tantissimo. Sì. Molto affatto per stesso. Però c'è la dannazione memoria pure su di lui. Andiamo avanti così non ci portiamo. Yeah. Carissimi, come dire, a Sessa è come in altri posti del nostro regno, ci sono le pietre che parlano, sì. Non c'è bisogno della guida, basta guardare, noi eravamo sì. Le pietre che parlano. Sì.
il Santissimo Rifugio. Chiesa di San Matteo o del Santissimo Rifugio, a sede dell'Arcicongregazione del Santissimo Rifugio, che porta in questione la statua della Pietà, che noi comunemente chiamiamo Addolorata. Infatti, secondo tradizione, questa è anche la confraternita dei carcerati, perché portava appunto assistenza ai carcerati. E alcuni dicono che il Cristo sia stato proprio realizzato da un carcerato, e i cittadini, soprattutto le donne del nostro territorio, sono molto legate a questa Madonna. Questo purtroppo è chiuso, comunque questo è il sedile di San Matteo, non a caso porta il nome della vicina scritta di San Matteo. Peccato, non so, provo a spingere la porta, però non so se è aperto, ma c'è all'interno proprio ancora il vecchio sedile dove i nobili si sedevano in queste adunanze, in queste riunioni, in queste assemblee. Oggi hanno sede all'interno del sedile, oltre la proroga anche da tempo, l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, no, quello è il Leone dell'Ercole, no, quello è l'Ercole, San Matteo. Sì, quello è l'Ercole, San Matteo, abbiamo detto, no? Quello è l'Ercole, Leone di Nemea, quindi quello è l'Ercole. In realtà bisognerebbe dire un'altra cosa, che prima dell'Ercole il simbolo della nostra città era il Leone Sigoforo, che poi era anche il simbolo di una famiglia nobile di testa, la famiglia di Tranzo. Poi da quando fu realizzata questa statua, e non solo, insomma, hanno deciso di trasformare quindi il simbolo della nostra città, di utilizzare, attenzione Claudio, utilizzare il simbolo della Compagnia dell'Ercole come simbolo della città.